Bozzi che ha servito Iacuzio. Iacuzio subito di prima per Benucci, è buono il pallone, Benucci in mezzo c'è Romagnoli, pallone dietro ancora per il tentativo di Bozzi, si gira su se stesso, Bozzi ancora, fuori per Iacuzio, la mette in mezzo, Romagnoli scavalcato, c'è una carambola, tutto solo D'Abruzzo! D'Abruzzo porta in vantaggio l'Arezzo e il primo gol dunque della stagione lo firma D'Abruzzo su questo pallone centrato nuovamente, c'è stato un piccolo svarino della difesa del Pisa e dunque arriva il gol di Vincenzo D'Abruzzo, è il gol dell'1-0, l'Arezzo l'aveva mancato di pochissimo poco fa e adesso lo trova con D'Abruzzo che si è trovato questo pallone tutto solo. Colpo di testa ancora di D'Abruzzo, attenzione qui al lancio. Buona partenza di Iacuzio che subito mette in mezzo per Benucci, Benucci la piazza sulla respinta, Benucci ancora il portiere e poi il gol del 2-0 di Iacuzio, raddoppio dell'Arezzo, Iacuzio dopo che a tu per tu Benucci per due volte si era fatto respingere la conclusione da un ottimo portiere Masotti in questo che è arrabbiatissimo il portiere del Pisa perché per due volte era riuscito a respingere e quasi in estremis le due conclusioni di Benucci, è arrivato poi Iacuzio e ha messo il pallone dentro per il 2-0 della formazione Amaranto che dunque in questo primo tempo mette una bella ipoteca sulla partita. Coavdio la rimette dentro, occhio al fuorigioco di Iacuzio, poi Benucci ci prova a scendere, Benucci palla fuori di pochissimo da parte di Gaffaeta, contropiede dell'Arezzo, attenzione, si distende la formazione Amaranto, prova ad andare in area di rigore, Benucci tutto solo, Benucci col sinistro, Benucci fuori di pochissimo ancora. Cherneso che poi cambia passo e cambia marcia e cambia anche direzione, prova ad andare sul fondo, ancora Cherneso, si ferma improvvisamente, Cherneso va via a Iacuzio, Cherneso la mette in mezzo, attenzione che c'è Favale, Favale col sinistro, gol, Favale trova il gol del 2-1, gran diagonale e 1-2. Gran merito da parte di Cherneso perché prima ha fermato l'azione di Campelli, poi stava retrando, ha cambiato marcia e direzione, è partito verso il fondo, si è fermato improvvisamente per evitare Iacuzio che era in fase di chiusura, ha crossato in mezzo, pallone controllato da Favale che ha trovato un gran diagonale. Pronto Magara, palla a mezza altezza che rimane lì e finisce dentro per il gol del 3-1. 3-1 per l'Arezzo, ancora Iacuzio ha colpito in mischia per il 3-1 la doppietta di Iacuzio. Iacuzio di nuovo per Benucci, ancora l'anticipo di Leccetti e finisce qui la partita, dunque l'Arezzo vince al debutto in questo campionato Berretti girone C qui alla Nave, prima partita dunque qua alla Nave di Castiglione Fiorentino, 3-1 per l'Arezzo nel primo tempo, 1-0 di D'Abruzzo, poi c'è stato il raddoppio di Iacuzio che poi dopo il gol del momentaneo 2-1 del Pisa realizzato da Favale che è stato poi espulso è arrivato il tris ancora con Iacuzio, primi tre punti dunque per l'Arezzo con l'allenatore della Berretti dell'Arezzo Antonio Alessandria e... allora un bel debutto, una prestazione direi convincente. Ma il debutto sì, ero, ci tenevo a iniziare bene e ovviamente così come quando le cose vanno subito bene o se magari alla prima partita fosse andata male non ci esaltiamo più di tanto, il campionato è lungo, il nostro obiettivo è quello di cercare di fare il meglio possibile per far crescere questo gruppo di ragazzi e magari perché no fare in modo che qualcuno di questi possa essere utile a mister Capuano in futuro. Proprio Capuano in conferenza stampa no? Qualche giorno fa ha detto, cioè, ha usato belle parole no? per questo gruppo. Sì, devo dire la verità che quest'anno mi ritengo molto fortunato di allenare un gruppo di bravi ragazzi, ma soprattutto di ragazzi molto disponibili che hanno di loro già una buona cultura del lavoro, si impegnano tanto negli allenamenti, sono molto ricettivi sulle nuove proposte che io e il mio staff di volta in volta facciamo, quindi sono molto soddisfatto. C'è da crescere dal punto di vista caratteriale, però diciamo che questa categoria io la considero un po' come lo spartiacque tra il settore giovanile
è la prima squadra, diciamo l'anticamera della prima squadra. Per poter arrivare in prima squadra ancora dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale, anche nella gestione della partita, eccetera, eccetera. Qualche ragazzo magari deve capire quando fare certe cose e quando delle altre, però abbiamo davanti un campionato intero, siamo qui diciamo disposti a lavorare con questo gruppo, a impegnarci tanto per cercare di levarci qualche soddisfazione e soprattutto portare in giro per l'Italia sempre più alto il nome dell'Arezzo Calcio e della città di Arezzo. Perché andrete anche in campi abbastanza caldi, sì. No? Perché questo girone c'è molte squadre, alcune squadre del sud. Sì, sì, ci sono molte squadre del sud, però quello che dico sempre ai ragazzi è rispettiamo chiunque, non abbiamo timore di nessuno, né per cioè se andiamo a giocare a Castellammare di Stabia o andiamo a giocare a Pontedera, la nostra mentalità non deve cambiare. La nostra squadra ha un'identità ben precisa e la manterrà, spero sempre, casa fuori casa, qualunque avversario sia. Poi laddove dovessimo trovare degli avversari più bravi di noi sul campo, gli stringeremo la mano, gli faremo i complimenti, però finché non li vediamo sul campo noi non sottovalutiamo e allo stesso tempo non abbiamo paura di affrontare qualunque tipo di avversario. E comunque i tifosi laghezzi saranno contenti perché sai col Pisa, no? C'è da sempre una certa rivalità, quindi intanto il primo derby è andato a Laghezzi. Sì, ma infatti cioè, sentivo queste anche in città, no? Sentivo queste più che altro alla dirigenza che ci tengono per questa rivalità storica con il Pisa, quindi anche ai ragazzi, gli ho detto ragazzi è la partita d'esordio contro il Pisa, tra l'altro nel nostro nuovo centro sportivo che ha voluto il presidente Ferretti, dove non era mai stata giocata una partita ufficiale, dico almeno battezziamo il centro sportivo nel migliore dei modi con una vittoria importante e convincente contro un avversario tra virgolette di rivalità storica, quindi i ragazzi sono riusciti, sono stati bravissimi, infatti adesso non vedo l'ora di andare negli spogliatoi per complimentarmi con loro. Abbiamo visto comunque la partita la senti molto, no? Sei molto anche nei momenti in cui Laghezzo vinceva nettamente, tu giustamente sottolinei magari quello che non va più, no? A livello di settore giovanile, se a questo livello ci si sente già arrivati, lo dico sempre ai ragazzi, no? Sbagliamo in partenza, perché io come allenatore per esempio cerco sempre di migliorarmi e di fare tesoro degli errori, no? E ai ragazzi magari, siccome mi piace tra virgolette la perfezione, laddove si vedono degli errori un po' grossolani, frutto magari di tensione oppure di eccessiva frettolosità o magari errata lettura delle situazioni, allora sto lì a puntualizzare per farli crescere, dico va bene abbiamo sbagliato, cerchiamo di non farlo, se poi l'errore viene reiterato nello stesso tipo di errore allora qualche volta magari mi scaldo, però sempre a fin di bene, sempre per far capire a questi ragazzi che più si va avanti e più bisogna non lasciare nulla al caso, bisogna curare il particolare perché solo chi cura il particolare riesce ad arrivare lontano.